comprare questi tipi un po' questi punti, la trappola. Infatti dobbiamo mettere sotto metro. Carnivore sono delle piante che sono in grado di attrarre, catturare e digerire gli insetti, appunto perché crescono in terreni piuttosto poveri di nutrienti, allora alimentano, diciamo, la loro il metabolismo con la cattura di insetti. Allora abbiamo diviso le piante in base alla cattura senza movimento, con le trappole che sono fatte come dei bicchieri, come dei calici. Si vede, c'è la foglia è diventata una struttura tubulare e la parte superiore è ricca di secrezioni nettarine che attirano gli insetti. La parte centrale del tubo ha delle cere e dei peli rivolti verso il basso per favorire la discesa dell'insetto in basso, dove ci sono poi le ghiandole che secernono degli enzimi tipici, quelli proprio come li abbiamo noi. La più curiosa di tutte è la pianta cobra, questa qua, ve la avvicino, vedete? Assomiglia proprio a un serpente con la lingua fuori, guardate sotto la testa, si vede un foro, ecco, da lì c'è l'entrata. La lingua serve per fare la pista d'atterraggio dell'insetto, coperte di goccioline. Queste goccioline sono vischiose, proviamo a vedere se fanno la colla e la bava un pochino. Forse questa è più ricca di colle, vedete, si fa un po' appiccicosa. Ecco, questi insetti che sono attratti dalle goccioline, una volta che le toccano non riescono più a volare via e la pianta se ne nutre. E queste qua che abbiamo messo sul davanti sono le specie italiane del genere Drosera, la rotundifolia, la intermedia e la Drosera anglica, che sono proprio quelle che si trovano sulle Alpi e nell'Appennino, dove ci sono le zone umide. Invece queste sono tipiche delle zone dell'Appennino un po' più calcareo, secche, della Puane, si chiamano pinguicole, e anche queste hanno una foglia ricoperta di colla, un po' meno delle drosere, così catturano animali molto più piccoli. Qua abbiamo il gruppo delle drosere pigmee dell'Australia, sono proprio più piccole di un dito, si vede. Poi abbiamo la zona delle piante con trappole a cattura con movimento rapido. Abbiamo messo qua la Dionea, chiusa nel barattolo, perché sennò i bambini ce le fanno cattare tutte. Questa è la utricularia con il fiorellino e questi pallini neri sono le trappole sotterranee. Invece qua abbiamo un'utricularia acquatica come questa qua, che è italiana. Questa si trovava in Toscana nei fossi e aveva delle trappoline al bordo delle foglie che potevano aspirare gli insetti acquatici, tra cui anche le larve di zanzara. E questa è sempre del gruppo delle trappole a imbuto. Questo genere di piante viene dagli Stati Uniti d'America, dove c'è un clima. Si fa la ripresa. Sì, in fondo c'hanno l'acqua. Queste vengono da una zona degli Stati Uniti d'America che ha il clima come il nostro, perciò per noi è facile coltivarle all'aperto tutto l'anno e come tutte le piante carnivore le coltiviamo con l'acqua distillata sempre nel sottovaso, in modo che la pianta non si secchi mai. E questa loro specializzazione da cosa deriva? Dall'ambiente? Dall'ambiente talmente ricco di pioggia e di umidità dove nel terreno non c'è più niente di nutriente. Così loro, per sopravvivere e per avere un vantaggio sulle altre piante, hanno deciso di catturare gli insetti, che sono proprio ricchi di proteine.